Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, adesso praticamente mi viene da ridere perché di solito ci sono tipo i mukbang, queste cose qua, invece io adesso prendo insieme a voi i miei fermenti lattici perché da quando sono in cura per la vulvodinia prendo sempre i fermenti lattici. Ormai per me è come se fosse tipo un integratore abituale e qua sembra proprio che mi faccio un drink perché è una bustina che metto dentro e poi devo tipo mescolare. Non sa di niente per fortuna, perché cioè non è, sa di qualcosa, ma non è niente né di buono né di sgradevole. Oggi sono veramente in coma, non so perché, non so se è un fatto di tempo, se è un fatto di che ho dormito male poco, perché ultimamente in questi ultimi giorni sto dormendo veramente male, veramente o poco, o mi sveglio, o insomma, tante cose così. Penso sia anche un po' perché in questo periodo, in questi ultimi giorni, sto bevendo un po' di caffè, un po' più del solito, e io lo sento il caffè, ormai me ne sono rassegnata, è che Lori sta ripreso a berne di più e visto che facciamo sempre la caffettiera insieme, di conseguenza ne sto bevendo più anch'io, ma adesso io ho detto guarda, bevi te quello che è, io non voglio esagerare perché più che altro dopo ci si abitua, il caffè si sa che non fa troppo bene, preso in grandissime quantità. Comunque ne approfitto per dire due cose. Allora, io ho fatto diversi video dove parlavo anche di questi concetti, ma posso immaginare che comunque alcuni non li abbiate visti, o magari siete persone nuove, o magari diciamo che la ripetizione non fa mai male. Allora, io se non si è capito, lo ripeto un'altra volta. Mi sto riferendo all'ultimo video uscito prima di questo, dove vi faccio vedere l'Holy Prozis e i cibi che ho comprato al supermercato per la dieta. Allora, per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse ancora capito, io soffro di un disturbo alimentare, ovvero il binge eating a buffate, in generale diciamo la fame nervosa, ovvero che io sono abituata da quando sono piccola, perché può succedere che ce l'hai in un periodo della vita, ce l'hai da sempre, insomma, ogni caso a sé. Io da quando sono piccola che ho dei problemi col cibo, cioè per me il cibo è sempre stato un fattore molto importante nella mia vita. Io a volte passo le giornate a pensare a cosa mangerò. Per me il cibo deve essere sempre una cosa gustosa, faccio veramente molta fatica a mangiare solo per lo scopo di mangiare e diciamo che ho diversi problemi legati al cibo. Di conseguenza, io sono, cioè, da tutta la vita praticamente che non mi piaccia fisicamente, provo diete su diete, ma per un motivo o per un altro ogni volta mollo e non arrivo mai all'obiettivo finale. E queste cose, ahimè, ti abbattono l'autostima perché comunque vuoi non vuoi, inconsciamente il non raggiungimento di obiettivi ti abbassa l'autostima, ok? Come ottenere obiettivi ti gasa, non ottenerli ti abbassa. Penso che questo sia abbastanza normale. Infatti avevo fatto dei video dove dicevo che non avrei più fatto di cosa mangi in un giorno, dove non vi avrei fatto più vedere niente, perché mi rendevo conto che ero molto suscettibile sul discorso cibo, sul discorso che non voglio pareri che magari mi mettono dei pallini per la testa, perché vi ripeto, chi soffre di disturbi alimentari, che sia anoressia, che sia bulimia, che sia fame nervosa, che sia quello, che sia quell'altro, ahimè, sarà sempre suscettibile sul cibo, sul fisico, su commenti che banalmente sembrano anche costruttivi, possono sembrare consigli. La persona che ha questo disturbo non lo vede come un consiglio, ok? Quindi io sono onesta con voi, e, cioè io qua sul canale sono praticamente me stessa al 100% per quello che vi mostro e magari su certe cose tengo la privacy perché è normale, ma su quello che vedete sono veramente molto onesta e lo faccio perché sono sicura che ci sia qualcun'altra come me, qualcun altro come me che magari non se la sente di condividere e io raga condivido appieno perché pure io a volte quando pubblico certi video, quando dico certe cose, mi sento sempre che non lo so, sto dicendo delle cavolate o comunque che qualcuno se la deve prendere o che qualcuno mi deve insegnare come si vive la vita. Io vi do questo consiglio a priori da questo discorso. Quando dovete fare dei commenti a delle persone, quando dovete dire la vostra opinione, perché qui tutti possono dirla loro e su questo avrei un po' da ridire perché secondo me non tutti possono dirla loro se non hanno i giusti modi per porsi. Pensateci 20 volte prima di pubblicare un commento, ma non perché non dovete pubblicarlo, non dovete dare la vostra opinione, ma perché
Ognuno ha una propria sensibilità su ogni singolo argomento, come per me, per esempio, può essere il cibo. A me, se magari uno mi offende i capelli, faccio per finta, per dire, non me ne frega niente perché ho sempre avuto un rapporto molto sano con i miei capelli, anzi, sono molto orgogliosa dei miei capelli perché, nonostante tutte le castronerie che gli faccio, sono ancora sani e ci sono. Quindi, a me, se uno, per esempio, mi fa una battuta sui capelli, magari mi dice, oh, ma che taglio del cavolo che hai? Mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro, veramente molto tranquillamente, senza troppi problemi. Se invece una persona mi, adesso parlo sempre di me, ma ovviamente questi esempi li potete fare su di voi. Se invece una persona mi fa un commento sul fisico, anche in battuta, in scherzo, o su cosa mangio, o su quanto mangio, o su forse questo non dovresti mangiarlo, io raga, veramente ci sto male, perché per me è un problema, ok? Ci sto lavorando. E è da una vita che ci sto lavorando, anzi, vi dico la verità, che ci sto veramente lavorando, sono pochi mesi alla fine, proprio a livello psicologico, perché prima io ho sempre pensato fosse un fatto di golosità, si dice golosità, non lo so, di gola, ecco, pensavo fosse un fatto di gola, invece no, non è un fatto di gola, cioè da un lato si potrebbe essere anche gola, ma è proprio un problema, raga, cioè è come se tu vai da un fumatore e lo offendi perché fuma, cioè oppure vai da, non lo so, un cocainomane e lo offendi perché fa quello che fa. Quindi mi raccomando, questo è un consiglio che vi do nella vita, sui social, ovunque, prima di dire qualcosa a qualunque persona, pensateci bene a cosa state dicendo, perché, ripeto, magari per voi può essere una cavolata, magari per voi può essere un consiglio, magari per voi può essere, non lo so, veramente anche una cosa carina. O a volte no, perché comunque ci sono anche quelli che fanno i commenti mirati, per offenderti, no? Però pensateci bene. So che posso sembrare permalosa perché magari me la prendo per certi commenti o perché. Non lo so, però vi giuro, io non voglio arrivare di nuovo a fare discorso che non voglio più condividere cosa mangio con voi. Cioè, io vorrei continuare questa cosa perché comunque per me è bello ed è sano vedere che non tutti hanno lo stesso rapporto col cibo, che cioè, allora, di solito chi parla di queste cose sono persone abbastanza sane, nel senso che comunque magari si vogliono dimagrire, però non hanno particolari problemi, oppure persone fissate con la palestra. Io vi sto facendo vedere una persona normale che ha dei problemi col cibo, che ha dei disturbi alimentari per problemi suoi personali e sta cercando di migliorarsi, ok? Di andare contro a se stessa sotto certi aspetti, di migliorarsi. Cioè, io vi sto facendo vedere la realtà, ok? Cioè, è ovvio che anche per me sarebbe facile farvi vedere solo la frutta e verdura o tutte cose che già si sa che sono sane. Lo so, sarebbe comodo, ovvio, piacerebbe a tutti perché tutti direbbero brava, mi piace così. Se prendo qualcosa con della plastica non ve la faccio vedere, così sembro una che ci tiene all'ambiente. Non che io non ci tenga, mi raccomando, però per farvi capire. Se voi volete la verità, se voi volete le persone vere, perché spesso si dice ah, quella è finzione, quella. Se voi volete persone vere, apprezzatele le persone vere e non dategli contro, oppure non dategli consigli così, perché io tutte le cose che si dovrebbero fare per mangiare sano le so, ok, a livello di cervello le so, questo discorso l'avevo già fatto, adesso magari se li trovo vi metto nelle schede tutti i video in merito e ve li metto magari anche giù, adesso vediamo insomma se, cosa riesco a fare, però ve li avevo già fatti questi discorsi, ma quando parli devo rifare. Come se tu vai da una persona a dire devi smettere di fumare perché fumare fa male, poi gli porti tutti i motivi per cui smettere di fumare fa male. E raga, faccio un esempio buono perché io ho fumato fino a quasi un anno fa, quindi so di cosa sto parlando. Quella persona, anche se sa tutti i problemi che fa il fumo, non smette, a meno che appunto non prova lei a smettere, ma di base non smetterà perché è una sua dipendenza, perché è un suo modo di sfogarsi, perché ognuno ha i suoi motivi perché fuma, ok? Stessa cosa per me il cibo in questo momento e come lo è sempre stato. Cioè, io vi giuro, se mangio con qualcuno, per esempio, che mi fissa mentre mangio, cioè proprio mi fissa così negli occhi, io sto male, cioè non riesco a mangiare perché mi sento osservata, perché mi sento a livello di testa che sto facendo una cosa sbagliata. Vi giuro, adesso se vi dovessi mettere qua a dire tutte le cose che sento per il cibo, non la smetterei più, magari un giorno ne parlerò se vi può anche interessare, però fidatevi di me. Non siate superficiali, non dite parole tanto per dire, perché le persone ci stanno male, ok? Se voi guardate i miei video,
perché siete iscritti, perché vi piaccio, perché vi piace seguirmi, perché volete vedere come va avanti il mio, come si dice, il mio percorso, siate con me, non contro di me. Cioè, se vedete che io ho fatto un video tempo fa dove ho fatto una spesa, che raga, ho fatto una spesa che mi ricordo ho fatto proprio il video apposta, dove ho preso un sacco di cavolate perché volevo farvi vedere cosa fa una persona che ha un disturbo alimentare, e vedete invece il video dell'altro giorno dove vi faccio vedere cose sane che ho comprato perché voglio rimettermi in forma. Non abbattetemi perché, ah no, mangio i pasti confezionati, perché quello, perché quella. Ma dite, brava, stai riprendendo in mano la tua vita. Brava, perché così si fa. Ok? Cioè, se una persona parte da qua e domani è qua, non offendetela perché non è qua. È un percorso. Ok? Ognuno ha una sua storia. Io personalmente ho sempre vissuto in famiglia dove purtroppo il cibo, non dico che era malsano, perché comunque mangiavamo anche tutto abbastanza sano, ma tante volte mangiavamo piatti pronti. Quindi io da quando, diciamo, vivo da sola che mi faccio le cose fatte da me. Anzi, se vi devo dire la verità, da quando è venuto Loris con me qui a casa mia, ovvero nel 2020, che ho iniziato a far molto da mangiare io. Perché, vi ripeto, io non ho mai avuto questa gran cultura del cibo fatto in casa. Però ho iniziato ad appassionarmi, mi piace, tuttora mi piace mettermi lì a fare, però ammetto che preferisco fare anche altre cose a volte, quindi, e poi il tempo non è infinito, ma non voglio neanche star qua troppo a giustificarmi. Cioè, se voi siete persone ultra sane che vanno a prendere la frutta e verdura dal fruttivendolo vicino casa e si fanno tutto in casa e avete la friggitrice ad aria e avete la impastatrice, avete quello per far quello e fate tutto da casa, al supermercato voi lo vedete una volta all'anno se vi va bene, vi stimo. Perfetto, sono con voi, fate benissimo, ma non offendete me che sto facendo un percorso. Cioè, è come se una si iscrive in palestra, ok? È grassa e va la tipa super fit, super in forma a offenderla perché è in palestra che è grassa. Cioè, non ha senso, raga. Cioè, tutti partono da zero e arrivano a un tot, ok? Poi c'è chi magari per genetica, per cultura, per insegnamenti della famiglia, per i valori, eccetera, parte magari non da 0, ma da 20 o da 30, ok? Però il percorso è super, super personale. Smettiamola di criticare gli altri. Ve lo dico proprio onestamente, raga, perché anche i commenti che sembrano super positivi non lo sono tante volte. Perché non sono commenti per aiutare l'altro, ma sono commenti per aumentare il proprio ego e sentirsi importanti, che noi facciamo le cose bene, non come te. Quindi io faccio questo video semplicemente per dire che io sono questa. Io non sono perfetta, non lo sarò mai, e spoiler, neanche voi lo siete, perché non lo è nessuno. Però ho deciso che voglio prendere la mia vita in mano e, diciamo, non mi voglio far trascinare dalla vita, dalle abitudini che ho sempre avuto. Non voglio dire, ah, ormai è così, no, perché io non ci credo in queste cose. Come ho lasciato il lavoro e per me non è stato facile, anche lì sono stata criticata, non mi interessa, non mi interessa, raga. Io sto facendo quello che fa bene a me. Io ieri ho seguito le calorie che dovevo mangiare e sono fiera di me. Avevo un po' di fame alla fine, ma ero fiera di me, perché ho detto, nonostante la fame, ho seguito il piano che avevo. E per me, raga, è veramente difficile in questo momento seguire anche degli schemi, perché vi ripeto, chi soffre di certe cose non ce la fa. Cioè, proprio è difficile fare 2 più 2 a volte. Cioè, quando per voi una cosa è facile, per chi invece appunto ha dei problemi con quel determinato settore, argomento, nicchia, insomma, non è così scontato. Ecco, attenzione, non sto dicendo che non dovete più commentare, che non mi dovete dare delle dritte, no, ma c'è modo e modo. Per esempio, c'era una ragazza che in questo momento mi sfugge il nome, mi commentava tempo fa un sacco di svuota la spesa, cose simili, e mi dava delle dritte, tipo mi diceva, ah, guarda, io ho provato questa ricetta di qua e di là, oppure mi dava dei consigli. Ma io proprio lì lo sentivo col corpo, perché mi baso molto su quello che sento mentre leggo qualcosa, mentre provo qualcosa, che questa era veramente una cosa pura, proprio per darmi una mano, non era un giudizio, non era una critica, non era niente, ok? Perché quando tu, leggendo un commento, ti traspare un determinato sentimento, tante volte è proprio quello l'intento di chi l'ha scritto,
Ovvero, mi spiego meglio, facendo il corso, io faccio il corso da counselor e un giorno parlando viene fuori questa frase della mia insegnante, diciamo, che ha detto: quando tu senti un'emozione dentro di te mentre parli con qualcuno, anche l'altro probabilmente sta sentendo la stessa cosa. E questa cosa mi ha illuminato, nel senso, se tipo tu stai litigando con qualcuno e senti rabbia, tanta rabbia, probabilmente anche l'altro sta sentendo rabbia. Quindi io questa l'ho un po' convertita nei commenti anche. Se io leggendo un commento mi sento agitata, mi sento che mi viene nervoso, probabilmente la persona che l'ha scritto si sentiva così mentre lo scriveva e voleva che io mi sentissi così. Quindi io rispondo, sono comunque educata, sono gentile. Però sappiate che se poi mi arrivano delle offese veramente importanti, io blocco, ma non perché non voglio sentire, ma perché questo è il mio spazio. Io qui ho deciso, quando ho aperto il canale, ancora prima di aprire il canale, che voglio essere me stessa, voglio condividere la mia esperienza, voglio condividere la mia vita, perché so che c'è chi può trarne beneficio, come per esempio i video sulla vulvodinia. Mi sono arrivati veramente un sacco di messaggi anche in privato di ragazze che grazie ai miei video hanno scoperto quel qualcosa in più. E io sono grata per questo tantissimo, perché io penso che i social su questo hanno un potere enorme, enorme. E se le persone tante volte non condividono quello che potrebbero condividere per appunto aiutare gli altri, è proprio perché sono frenati dal giudizio altrui. E il giudizio altrui vuol dire anche quel commento negativo, quel commento che ti vuol dare il consiglio ma con quel tono antipatico. Quindi smettetela di fare queste cose, perché poi andate a finire che la gente smette di fare contenuti, vedete solo contenuti finti, che sapete già che vanno bene perché sono politically correct, come va di moda dire adesso, ma non è vero, cioè non è roba vera. Cioè voi volete roba vera, roba di emozioni, roba di vita, roba di difficoltà vere che si vengono, insomma, sviscerate tutto, o volete il video perfetto? Tot calorie, sempre frutta e verdura, sempre quello, sempre quell'altro, tutto perfetto. Ma dopo non vi sentite a disagio anche voi? Cioè, io personalmente quando vedo quei video o quelle cose in generale, post, reel, TikTok, chiamateli come volete, dove la persona è sempre perfetta, io faccio anche fatica di immedesimarmi in quella persona, perché io non sono così, raga, io non sono così. Cioè, io a volte penso di essere anche tipo bipolare, perché passo delle, tipo oggi mi sento scarichissima, mi sento che non ho voglia di vivere. Forse per me sarei a letto tutto il giorno a dormire. E invece sto facendo questo video, perché fare video mi fa star bene. Pensare che questo video può aiutare qualcuno, può far compagnia a qualcuno, può far sorridere qualcuno, mi fa star bene. E per me è una terapia questo video, perché per me parlare qui è come avere davanti a me tot persone che si svegliano. Perché, raga, io vedo troppa gente che vive con non il prosciutto, i mattoni sugli occhi. Cioè, se voi volete la vita vera, se voi volete le influencer vere, come dite voi, no? Le influencer oneste, le youtuber di qua e di là, dovete essere i primi voi ad essere aperti alla verità. È che a volte penso che noi abbiamo paura della verità, cioè è bello da un lato rimanere sulla superficie, la foto perfetta, il piatto perfetto, quello perfetto. Andiamo in profondità, andiamo a vedere la merda che c'è dentro, perché è quella che è vera, non quello fuori. Io, tra tot tempo, magari, faccio finta, io lo spero, magari io tra un anno, due, tre, avrò il fisico dei miei sogni, miei, non miei, quello che voglio io, avrò un rapporto sano col cibo e per me, raga, sarà una vittoria assurda. E vedere poi questi video indietro sarà tipo, mi verrà da piangere perché dirò: oddio, che bello, sono guarita. Io ora non sono guarita, io ora sono solo all'inizio del mio percorso. Io sono anni, anni che faccio qui, poi qui, poi qui. Poi qui e poi qui, e poi qui e poi qui e poi qui. Sapete quante volte che ho fatto così? Soprattutto in questo argomento cibo, dieta, dimagrimento. Voi non ne avete neanche idea, non ne avete idea, veramente. Eppure oggi, nonostante le mille così, ci sto riprovando l'ennesima volta. Perché? Perché la vita è mia, non è di nessun altro, non mi voglio
a mareggiare, voglio fare quello che c'è da fare, voglio imparare a fare quello che c'è da fare. E anche se sì, per me sarebbe giusto questo, però c'è da dire che se vuoi veramente dimagrire devi fare to 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 to, se vuoi fare questo devi fare to 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 to, se vuoi fare quell'altro devi fare to 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 to. Ok, lo sappiamo tutti che funziona così, però non tutti siamo uguali. Prima di giudicare gli altri devi sapere la sua storia e comunque ancora non puoi giudicare. Perché nessuno può giudicare le emozioni altrui. Nessuno. Nessuno. Io mi sono giudicata per tanti anni. Io tuttora mi giudico se ho voglia di un dolce. Io tuttora sto male quando vado al supermercato, vedo tutti quei dolci che li vorrei comprare, ma non li compro. Perché dico no, non li devi comprare. E sto male. Raga, vi giuro che sto male. Vi giuro, l'altro giorno quando sono andata a fare la spesa, cioè. Ho visto tipo più versioni di me in 5 minuti. Cioè, ho visto dei dolci, ho detto li voglio comprare. Poi ho detto no, non li devi comprare, sei a dieta. Però li voglio, no. E ha vinto il no, ok? Ma tante volte vi dico non ha vinto il no, tante volte ha vinto il ma sì, comprali tanto, ok? E per me quel no mi ha fatto male, anche adesso raccontandolo non sto poi così bene. Ma so che l'ho fatto per me. La vita è fatta di privazioni immediate per gioie future. Che frase. No, veramente. Cioè, bisogna fare dei sacrifici per avere veramente cose più grandi in futuro. Un po' come dire, devi andare in palestra. Tipo, io adesso ho anche ripreso ad allenarmi e tutto, poi magari ve ne parlerò un'altra volta. Però è come dire, io oggi devo andare in palestra, però non c'ho voglia. Ma ci vado lo stesso. In quel momento sono magari scoglionata perché non c'ho voglia, ma ci devo andare, preferirei stare sul divano e non far niente. Ma tra un anno quell'azione ti dirà brava che l'hai fatta, perché grazie anche a quella volta, se oggi hai questo fisico, questa resistenza, questa salute, eccetera, eccetera. Se invece uno dice devo andare ad allenarmi, ma no, dai, non c'ho voglia, sto a casa, magari sull'immediato sei contento perché stai sereno, ti rilassi, ma tra un anno non è cambiato niente. Però, ripeto, tutto a suo tempo. Le cose fatte con fretta se ne vanno altrettanto in fretta. Ve lo dico per esperienza, ve lo dico perché l'ho visto. Se voi fate le cose come devono essere fatte, ma non capite niente, ma dopo non durano. Cioè io piuttosto preferisco metterci veramente 5 anni. Ma che poi dopo questi 5 anni per tutta la vita sono a posto, piuttosto che metterci 6 mesi dove magari mi privo, cioè ho dei gran complessi, però poi basta la prima cosa e torno a star male, torno ad ingrassare, cosa che tra l'altro mi è successa tante volte. Perché? Che bisogno c'è di dire agli altri cosa bisogna fare se in quel momento non ne hanno bisogno? Cioè io in questo momento mi sento carica, mi sento che sto riprendendo in mano la mia vita, mi sento che sto rimettendo tutte le cose al loro posto e per me il commentino che mi dice per me per dimagrire però ci vuole questo, mi sta sulle palle, scusate, ma è vero? Che bisogno c'è di dirmelo? Cioè qual è il tuo bisogno? Cioè cosa vuoi sentirti dire? Bravo? Hai ragione? Perfetto? Vai avanti così? No, perché così demotivi le persone. Perché così non le fai sentire abbastanza, perché così le fai capire che nonostante lei si senta meglio, non è abbastanza. Questo continuo non sentirsi abbastanza. Io sono stanca di non sentirmi abbastanza. Quindi, in conclusione, perché tanto già capito che questo video finisce qua perché sennò ciao, in conclusione, se non avete niente da dire di carino, non ditela. Se dovete dire qualcosa che ci tenete perché pensate che a quella persona può essere utile, ditela nel modo più gentile possibile, rileggetelo 85 volte prima di fare clic su invia, ok? E come mi ha detto sempre anche il mio insegnante al corso, non è sempre necessario dire qualcosa, non lo è. Volete essere partecipi, volete commentare, volete farvi sentire e non sapete cosa dire, lasciate un cuore. Ciao, ho visto il tuo video, mi è piaciuto. Non dovete per forza dare la vostra sentenza, non siete dei giudici in un tribunale. No, non lo siete. Mi spiace dirvelo, ma non lo siete. Ok? Va bene, sicuramente avrei anche altre cose da dire, ma
lasciamo qui. Se vi va di scrivere, scrivete che vi rispondo, seguendo magari queste linee guida che vi ho appena dato. Ci vediamo prestissimo con un altro video. Alla prossima e ciao a tutti!